Mercoledì 14 giugno presso il complesso Favenzia Sales e all'interno degli Work Café completamente allagato durante l'alluvione nasce un'iniziativa degli imprenditori Dai che si riparte, è così Sabrina Gonelli? Sì, esatto, Dai che si riparte è un evento che viene creato in questa sera viene creato in risposta diciamo all'alluvione che ha colpito Faenza e le zone limitrofe. Tutti siamo stati colpiti da questa alluvione, chi direttamente e chi indirettamente. Io ad esempio ho l'ufficio in Via Lappi, che è una delle zone che è stata colpita maggiormente con tantissimi danni. Fortunatamente l'acqua non è arrivata al mio piano, ma ho familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, ho clienti ai quali il fango ha portato via tutto, documenti, attrezzature, merci. E la stessa sede dove siamo questa sera è stata alluvionata e noi abbiamo lavorato tutto il pomeriggio per riuscire a renderla presentabile, diciamo, per questa serata. Noi questa sera abbiamo organizzato questo evento per riunire la comunità e gli imprenditori che vogliono dare il loro contributo per questa ripartenza. Il nostro obiettivo principale è quello di creare collaborazione e sinergie tra la comunità e le imprese. E collaborazione e sinergia sono fondamentali in questo momento perché ci permettono di condividere e sfruttare al massimo le nostre capacità, le nostre conoscenze, le nostre risorse, le nostre idee, il tutto per riuscire ad affrontare insieme questo difficile momento, diciamo. Il capitolo BNI Niballo che presentiamo questa sera è la nostra risposta e proposta per la ripartenza. Noi crediamo che tutti insieme riusciremo ad aiutare la nostra città, perché il fango ha portato via tanto, ma non la voglia di guardare al futuro. E stasera nasce BNI Niballo. Allora, BNI è un'organizzazione che rappresenta, diciamo, una forza significativa per la comunità in cui opera. Come si svolge BNI? Diciamo che BNI sono degli incontri che vengono fatti fra i membri, che sono imprenditori, e nasce proprio un vero networking, diciamo, quindi per uno scambio di conoscenze, quindi che noi chiamiamo referenze. E queste conoscenze che vengono comunque scambiate, quindi si collabora tutti assieme, è proprio un po' come il detto, no? L'unione fa la forza e noi cerchiamo di far la forza proprio per creare anche il territorio, quindi dare comunque forza anche all'economia del territorio. E oggi appunto nasce BNI Niballo e nasce anche di un momento molto di criticità per la Romagna. E appunto, come dicevo prima, il nostro intento è proprio quello di creare sinergie forti fra i membri e dare appunto una mano e lavorare sodo per questo e per obiettivi comuni. Seguo da tempo il lavoro di BNI, un network importante nel quale imprenditori, professionisti stanno insieme per alimentare i loro percorsi professionali, ma anche per intervenire, incidere sulla comunità. Un nuovo gruppo che nasce in un momento così delicato, estremamente simbolico. Viviamo forse i giorni più bui della nostra storia da diversi decenni e sapere che su questa frattura c'è la possibilità di vedere imprese che decidono di iniziare un cammino è ovviamente un messaggio molto molto forte. Noi dobbiamo tenere insieme due grandi temi, da un lato l'emergenza che non è finita, e deve essere affrontata con grande capacità e determinazione, dall'altro la ripartenza che è un'altra cosa, ma i due mondi, come diciamo, devono essere tenuti insieme e quindi la fiducia, il coraggio che imprenditori mettono sul piatto oggi mi auguro sia contagiosa. D'altronde Faenza è una città che non si è scoraggiata pur nel dramma così importante, si è rimboccate le maniche come la tradizione e sta compiendo, io credo, il percorso giusto. La battaglia è estremamente seria, grande, contiene tantissimi mondi, ma io credo che ci sia nella città uno spirito di ripartenza importante e profondo. Quello che sento stasera va in questa direzione. In una serata dedicata alle imprese, agli imprenditori, ai professionisti che vogliono ripartire, anche un'asta per beneficenza a favore del Museo Carlo Zaoli. Matteo, una bella soddisfazione. Ma molto bello, devo dire, un'iniziativa indipendente che ci hanno comunicato, ma proprio per questo un valore altissimo, una cosa molto spontanea
e voglio ringraziare davvero tantissimo a nome mio del museo, perché in questo momento per fortuna insomma tante realtà si stanno attivando, c'è necessità, perché se vogliamo riaprire il museo Carlo Zavoli al pubblico bisogna fare molte cose. Ogni giorno si evidenziano dei danni nuovi che bisogna riparare per poter riaprire, quindi ce n'è veramente bisogno. E questo è un piccolo grande gesto. Un piccolo grande gesto davvero bellissimo, sia per il modo in cui viene fatto che per la spontaneità con la quale viene fatto, un po' perché abbraccia anche tante generazioni di faentini, insomma veramente grazie, un gesto di bellissima generosità.